Ciao, sono Davide Cardano, vi do il benvenuto nel mio studio Kinesiologia e Counseling Psicologico Body Mind. Con questo video vi presento una sequenza di esercizi di ginnastica posturale misti in stazione seduta, ginocchio e supina. Partiamo con la posizione supina. Piedi uniti, ginocchia divaricate, mobilizzazione per l'anca, inspiro profondamente. Ed espirando esercito una piccola spinta dall'alto verso il basso per favorire l'apertura delle anche. Inspiro dal naso, espiro dalla bocca. Almeno 10 respirazioni. Passiamo al prossimo esercizio. Allungo le braccia dietro, bene, braccia distese. Inspiro. Ed espirando chiudo, inspiro ed espirando apro. Apro il braccio destro lateralmente, inspiro ed espirando ruoto e vado sul fianco. Inspiro ed espirando ritorno e riapro. Cambio braccio, inspiro, espiro ruoto, vado sul fianco, inspiro, espiro, torno e riapro. Stessa cosa con tutte e due le braccia distese, inspiro allungo. Ed espiro nuovamente, ruota, mi troverò con la testa appoggiata sul bicipite brachiale del braccio destro. Inspiro, espiro, apro, ritorno in apertura. Inspiro, e di nuovo espiro, chiusura, rotazione, mi trovo sul fianco con la testa in appoggio sul bicipite brachiale sinistro. Inspiro, ed espiro, ritorno in posizione. Sempre per l'articolazione coxo femorale, braccio lungo i fianchi, stendo la gamba destra, la sinistra rimane piegata. Molto semplicemente, inspiro, richiamo, espiro, apro, inspiro, espiro, cambio gamba, inspiro, richiamo, espiro, apro, inspiro, ritorno. Espiro, stendo. Lo eseguo con tutte e due le gambe insieme. Inspiro, avvicino. Espiro, apro. Inspiro, chiudo. Espiro, stendo. Passiamo adesso ad esercizi prevalentemente torsivi per il tratto lombare. Piedi uniti, gambe distese, mani unite al petto, una bella inspirazione. Ed espirazione, un twist, una torsione sul lato. Inspiro e ritorno al centro. Cambio, inspiro, un altro twist, una torsione. Inspiro ed espiro, torno al centro. Lavoriamo con le torsioni portando la gamba destra in posizione arretrata a formare circa un angolo di 90 gradi. Se i soggetti hanno difficoltà a rimanere in questa posizione, gli si può chiedere di tenere la gamba con il piede all'interno coscia. Per chi ha problematiche dell'anca è meglio questa posizione. In caso ovviamente di una mobilità coxofemorale adeguata, la gamba retroposizionata. Inspiro ed espirando una torsione che mi permette di ruotare lo sguardo il più possibile. Ritorno, una torsione controbilanciante sulla gamba distesa. Ancora espiro, torsione. Inspiro, espiro, torsione. 7-8 ripetizioni per lato, da ripetere probabilmente con l'altra gamba. Ma proseguiamo e passiamo in stazione ginocchia a terra. Da questa posizione. Inspiro ed espirando porto le braccia in alto
e ruoto sul lato destro, inspiro, torno al centro e ruoto sul lato sinistro. Anche in questo caso 7-8 ripetizioni, possono essere simmetriche destra e sinistra o unilaterale, tutte 7 sulla destra e poi sulla sinistra. Stesso lavoro con una gamba avanti, in questo caso porto avanti il piede sinistro, allungo il braccio destro, inspiro ed espirando torsione, ritorno al centro, inspiro e ancora una volta espiro torsione, ritornando al centro porto le mani dietro la nuca, inspiro ed espirando torsione, avvicinando il gomito al ginocchio, ritorno in posizione, inspiro e cambio. Questo esercizio ha una componente anche di equilibrio, di controllo propriocettivo. Ripetiamo dall'altra parte, da questa posizione, inspiro, espiro, inspiro, espiro, porto le mani dietro la nuca, inspiro, espiro, nuovamente torsione, ginocchio, gomito, inspiro e rilasso. Posizione adesso proprio seduti sui talloni, anche questa posizione può comportare in qualche cliente qualche problema di mobilità tibiotarsica o tematiche del ginocchio. Ovviamente bisogna adattare gli esercizi in base a che abbiamo davanti. Sempre mani dietro la nuca, inspiro e ancora una volta torsione, gomito, ginocchio, torno al centro, svuoto, inspiro, espiro e torsione sull'altro lato, ritorno al centro, rilasso e ritorno con la gamba sinistra, piede sinistro avanti. Questo esercizio in posturale ricorda molto gli esercizi delle asana di Hatha Yoga per il fitness. Il braccio e la mano sinistra vanno in appoggio a terra, da questa posizione torsione ed espansione toracica quanto possibile sul lato destro, ritorno e controbilancio con una torsione opposta appoggiando gomito destro su coscia sinistra. In questo esercizio suggerisco di mantenere le posizioni che ho appena rappresentato almeno per 4-5 respiri. Ripeto dall'altra parte, con gamba destra avanti, la mano destra scende verso il pavimento, il braccio sinistro ruota e mi fermo mantenendo la posizione che ho appena raggiunto per almeno 5-6 respiri. Dopo i 5-6 respiri torno, gomito in appoggio sulla coscia destra, quadricipite destro, torsione anche qua, mantenendo anche qui per 4-5 respiri la postura. Cambio, torniamo in stazione seduta con ginocchia divaricate, piante dei piedi uniti, ancora una volta articolazione coxo femorale, vado ad afferrare con le mani le punte dei piedi, rimango il più possibile in stazione eretta e divarico le ginocchia. Andiamo a mobilizzare un po' il tratto del rachide con una sorta di curva che ricorda lontanamente la forma di una virgola, di una parentesi rotonda. In questo modo inspiro ed espirando aumento il petto, passo dall'appoggio ischiatico all'appoggio sacrococcige, mi metto di lato per rappresentarlo meglio in telecamera. Quindi posizione piedi uniti, estensione assiale e curvo espirando e cifotizzando, inspiro e sono in appoggio ischiatico, estensione assiale,
Espiro, appoggio sacro coccige con posizione della schiena curva. A questo punto ritorniamo centrale, riprendiamo la posizione sdraiata per un ultimo esercizio di chiusura di questa piccola sequenza. Gambe unite, piedi uniti, e andiamo piano piano a fare un piccolo pendolo che vedrete che man mano che proseguo nell'esecuzione diventa sempre un pochettino più ampio, quindi gradualmente vado a conquistarmi in gradi di massima torsione delle gambe destra e sinistra con una modalità respiratoria molto controllata, quindi inspiro al centro, espiro, vedete che sto aumentando, sto quasi arrivando al mio massimo, inspiro, espiro. Con l'ultimo giro toccherò la massima ampiezza per me disponibile. Inspiro, torno, espiro. Così come ho guadagnato il massimo, inizio lentamente a tornare sempre più al minimo. Quindi riduco, riduco, riduco ancora e mi fermo al centro. A questo punto ginocchia afferro con le mani, schiaccio fuori l'aria, rilasso il tratto lombare, inspiro, ritorno in posizione di partenza, espiro, schiaccio il tratto lombare e sono pronto a risollevarmi in posizione molto corretta posturalmente parlando, vuoto sul fianco, sollevo e riprendo la stazione seduta. Bene, grazie come al solito per avermi seguito, ci vedremo prossimamente con altri video. Buona vita a tutti!